Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui su Red Dead Online nella nuova modalità Corsa alle armi, o meglio, la potrei chiamare Corsa a chi campera di più. Perché l'hanno messa l'altro giorno e l'abbiamo provata adesso, mi ho fatto qualche partita e praticamente vince chi si sta camperato nelle case e cose varie. Quindi ti puoi stare una partita fermo e tanto vinci. La chiamano Battle Royale, ma non la vedo, diciamo. Proprio così, siamo con il nostro Friends Salvatore che mi darà una mano in questa partita, ecco. Supporto tumorale a bestemmiare. Il supporto morale bestemmiare. E tentiamo di fare qualcosa. Forse non ridotto, come ho visto prima, il tempo nel cliccare il quadrato e menarsi a terra. Perché prima ho spammato come un cilino il quadrato e non si buttava a terra. Allora, mappa completamente aperta. Praticamente, ragazzi, cosa consiste questa modalità? Dobbiamo prendere le armi che sono a terra, vince chi sopravvive, quindi vince chi campera. Perché sono già due partite che c'è la gente proprio ferma e poi alla fine esce per fare qualcosa. Il problema è che non ci sono fucili. Hai visto che non ci sono fucili? Tutti i coltelli. Ho preso una pistola io. Dentro. Ma che è sto ferro di cavallo? Non ho capito ancora cos'è È il sto ferro. cavallo. L'ho detto prima. Ah, proprio. Ah, l'aria gialla è quella che si restringe in pratica. Ma se mi faccio un No, giretto. già le dovessi andare. Sì. Però vedi, sta una specie di trasparenza. Io sto col cavallo a cercare di prendere una pistola. Il problema è che bisogna vedere dove stanno le persone. Ah, siete qua. Ok. Fucile trovato? Minchia, ho trovato la Volcanic. Almeno. Io, se la Almeno. prendi bene, in te sciotti, eh. Sì, lo Guarda, so, la arrivo. Volcanic. È stata una pistola storica ormai. Forse ci ha spawnato in un punto decente, perché ragazzi, prima, in tutte le due partite che ho fatto, ci spawnava a fianco proprio i nemici, proprio a fianco. Prendevi l'arma, già trovi la gente con i fucili avanti. Camorra, ok. Guarda che Vabbè, prendo siamo. pure Cos'è? Rhodes qua? Sì. Posto sì, Roots. Sì. Ni. Minchia, sul tetto, proprio cattivissimo. Non vedo ancora nessuno, quello è il problema. Manco io. Siamo 3v3v3v3. Dai. L'area di gioco si è ridotta, grazie. Sì, c'è tipo è troppo, non so, vedo un fumo. Arriva l'aereo, si sgancia. Che cazzo ne so io. Ma sai qual è il fatto? Sto cercando di trovare. Eccolo, di fronte Qua c'è un'arma. a me. Cado. Ecco. Leechfield a ripetizione ho trovato. Ragazzi, cioè, vedete, io sono praticamente qua dentro, nella stalla. Potrei rimanermi camperato qua tutta la partita, fin quando non rimane l'ultimo in vita. E cosa c'è di bello? Ecco, le persone di prima hanno fatto così. Io più che altro sono uno che va avanti, anche rischiando di morire, però non mi va di stare camperato. Sto con il Leechfield. Ed è una cosa. Io ho paura di avere gente a destra, che poi non vedo. Ah, tu sei di fronte a me. Io sto con il Leech. Ah, c'è un arco e freccia. L'arco e freccia one shot, eh. Guarda che non crepa, che cazzo. Bip, bip, bip. Devo Oh! contenere. Dov'è? C'è un altro? Sì, e non so da dove. Ah, è in casa sopra, in finestra. Aspetta, sto correndo perché non ho vita, non è che mi posso curare. Cioè, non so, cioè, vedevo solo proiettili uscire da qualche parte, non sapevo. Dammi. Ah, l'aria si. Ah, l'aria gialla, vedi? Sono uscito fuori. L'hai fatto tu? Ce ne sono altri, mi serve una mano. Io sto in casa, sono sotto di te, sto nella casa. Vediamo se sta qualcuno o no. Qua c'è uno specchio, oddio, mi sono spaventato. No, e niente, ma hanno tracciato in tre. Vabbè, in due. Vabbè, uno blu, stanno tutti al piano di sopra. Dove Ah, quindi. Dove sto io? stavo io? Non so se stai E di sotto nuovo a te sopra. stavo, piano di sotto sto io. Ah, la vita si ricarica. Ah, l'area di gioco è la striscia grigia, ok. No, la striscia gialla. Vai! Minchia, ho shottato in testa con il Leechfield. Eccolo. Attenzione, manca l'ultimo, quindi. Di questa squadra qui. Preso in testa, vai! Vai, 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 buono, 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 buono. Però, sono l'unico giallo, due, ma minchia, No, due. sei tu. No, 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 Io, sei l'unico tu. giallo. Sto Problema sai qual è? Devo andare scherzando. Quello nell'aria. troppo è morto. Sì, è morto l'altro. Devo andare Come? nell'aria. Area di gioco ridotta da 30 secondi. Eccolo Oh. di fronte Dove? a te. È lì, di tocca a pannino. Eccolo. Sinistra. No, c'è un'altra a sinistra. Attenzione. Si fa niente, si fanno niente. C'è un altro più vicino a sinistra, attenzione. Ti vede, ti vede, Eccolo, ti vede. visto, visto, visto.
Non ha vita! Cioè, è possibile che io lo butto one shot e non ho vita manco io, capito? È morto? Sì, c'è la X. C'è la X a terra, camo. Sì, 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 è morto. L'ho ucciso. Come cacchio? Beh, ma è tipo... 2v1. 2v1. E non ho vita. Come mi la devo ricaricare la vita, mio? Ci possiamo curare, quindi. Non lo sapevo. Cioè, uno si busta qua. Ah, apposta. Vabbè, non è che mi sono curato proprio al massimo. Cioè, ho il cuore a metà. È importante. Vabbè, sì, grazie. Mi puzza tantissimo. Dove stanno sono quelli lì? In casa. Sono in casa, no? Immaginavo. Ehi, come faccio? Sicuramente. Aspetta. Ma io... Puoi vedere tu, no? No. No? Vabbè. Ah, che sennò poi mi puoi spoilerare. Non so, mi puzza troppo della casa centrale che c'è scritto hotel lì. Mi puzza troppo che stanno tipo camperati lì. Allora, l'area bianca, se vedete c'è un... sulla mappa c'è una roba tipo biancastra. È quella l'area che si restringe in pratica. E ora bisogna andare in quella gialla. Sì, vabbè, come, proprio nella casa dove stanno quelli. Raga, apri la presa per il culo. Niente, devo per forza farmi il giro da dietro. Raga, non so dove stanno, sicuramente mi faranno, mi vedranno perché stanno camperati. Sì, sicuro là dentro, me lo sento che sono là dentro. Ma io non riesco sulla mappa, no? One shottato completamente. Guarda la camperati, proprio dietro la richiera stavano. Vabbè. Non è andata male, dai, non è andata male. 2 kill, tu quando ne hai fatte? 3 kill ho fatto, 3 kill, non è male. 5 kill solo noi, quindi posso. Sì, sì. E qui là quante ne hanno fatte di kill, quelli che sono rimasti in vita? Uno, vediamo. Volevo dire la classifica. Se non si banca, vediamo. Vincitori d'Indy. Uccisioni. Si chiama Alex, sì, 1-9-8. Ah, ma sempre lui, quello ha fatto 0 kill. Tu hai fatto 3, io 2. Cioè io ho fatto 3 kill, era 2-1. Beh dai, sono contento di aver fatto 3 kill. Prosegui. Con rango 15, vabbè. $10. Niente raga, questo è il battle royale tra virgolette. Anche se diciamo vince proprio chi campera, diciamo così, ecco. Perché purtroppo ci sono tante case, ti camperi dentro, puoi starti tranquillo lì. Avevamo uno rango 43 contro, tutto normale. E non mi fa proprio impazzire. Ditemi la vostra, come vi siete trovati, diciamo, come avete giocato voi, se vi piace, qualche consiglio, ecco, perché vi posso ascoltare tranquillamente. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ringrazio Salvatore per il piccolo supporto morale e bestemmioso, ecco. Noi ci becchiamo al prossimo video, bello.